10 titoli in 30 secondi. Buongiorno e buon ascolto della rassegna stampa. Oggi, 26 novembre 2021 in italianiallestero.tv. Pappamondo. Anche oggi molti titoli inerenti la settimana della cucina italiana nel mondo, indetta dal Ministero. Pappamondo TV apre, in occasione della settimana della cucina italiana nel mondo, con una mappa Google geolocalizzando tutti gli eventi e una pagina Meta Facebook. Italiani all'estero TV e Pappamondo TV si uniscono con una nuova associazione culturale. Alcuni articoli proposti da Romeo Ferrero. La chef italiana Cristina Bauerman ospite d'onore della settimana della cucina italiana in Qatar. Viaggio nella letteratura italiana contemporanea. Slow Food offre il corso online Storia della cucina italiana. Ora, alcuni articoli postati da Massimo Moietta. Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid. Mattarella. Non più rinviabile la riforma del Consiglio Superiore della Magi. Missione in Estonia. Flight Safety Day per la Task Force Air. La settimana della cucina italiana nel mondo in Belgio. Protocollo d'intesa per creazione di un curriculum di educazione alla legalità. Fabio Fossati ci consiglia i seguenti articoli. Parlamento Unione Europea. Garantire l'approvvigionamento autonomo delle materie prime. Viaggio intorno al mondo. Stop agropirateria e cibo falso che rappresenta un valore di 100 miliardi. Un'isola multiculturale, archeologia e Sicilia protagoniste all'IIC di Amsterdam. Ci vediamo domani su italianiallestero.tv. Molto bene, ciao!